Ormai è di mio, il mio stile per queste, chiamiamole recensioni, dire non comprate. Ok? Quindi se mi conoscete sapete che come andrà, se non mi conoscete continuate a guardarlo se volete, oppure skippate subito, nessun problema. Perché non comprare gli accessori per l'Himalayan? Quando hai comprato l'Himalayan lo capisci subito. Questa moto nuda, come da foto, è fantastica, senza borsa, senza niente, senza paramani, è nuda, è bellissima. È bellissima. Infatti, quando me li hanno montati, lo guardate, sembrava quasi un'altra moto. E un altro motivo per cui non comprarli è perché io ho fatto una lista completa di tutti gli accessori, a fianco il prezzo e anche il link che poi nella descrizione sotto di questo video, come sempre anche tutti i miei video, metterò ogni singolo accessorio con un link diretto a Amazon o altri siti dove lo potete vedere e comprare se volete. E cosa è successo? Che poi alla fine di tutta questa lista ho fatto la somma di tutti gli accessori economicamente e anche con magari abbigliamento, casche e tutto, cioè si va a comprare un'altra Per la moto. foto, no, quasi Questi, due. come ripeto sempre, sono le cose che ho comprato io per me, che per me ne ho bisogno, per lo stile che sto dando alla mia vita da motociclista con lei. Quindi tutti questi accessori che vi sto dicendo, alcuni sono buoni per tutto e tutti, alcuni sono magari un po' più per me, però non prendete il fatto che questi sono i migliori del mondo, perché ce ne sono di migliori. Oltre a questi, sia di marca diversa che di tipo diverso. Io ho scelto questi per prezzo, qualità o per scelte mie. Ecco. Oh, ciao bel cimice. Maledetti cimici. Prima di iniziare, cheers. Quando si va a comprare l'Himalaya, ok, si sa che il concessionario, si vede anche dal sito, ti dà la possibilità di aggiungersi gli accessori della Royal Enfield. I principali che ho voluto comprare io subito, che sono arrivati dopo un mesetto, sono quelli secondo me perfetti per utilizzo, non tanto per stile o come si dice, per bellezza. Allora, principalmente abbiamo ovviamente le borse. Ok, della Royal laterali con le barre. E tornando indietro, avevo pensato di comprare quelle Givi, perché queste qua, quando sono montate, per smontarle ci metti veramente un secolo. E per fare magari off, divertirti comunque in fuoristrada se vuoi toglierle, però montate sono stabilissime e non si muovono e non si staccano. Io ho fatto l'alta via del sale con queste due qui e sono andato via benissimo. Perché quelle Givi si possono staccare, ok, e portarle Porti via. via. E sono anche più grandi. Il problema è questo, che sono grandi. Io le ho viste su una Himalaya e non mi piaceva, andava de a deformare di più il culo e mi sembravano più grandi, non mi piacevano. Questo si mantiene in linea con la sua, con le sue dimensioni, secondo me, mi piace così. Dopo queste belle valigie, dove inizialmente ho detto servono perché mi posso portare via di tutto a destra e a sinistra, cose importanti sono le barre di protezione. Anche queste, io le ho prese larghe, della Royal ci sono anche quelle corte che vanno a coprire più l'interno. Io ho voluto prendere larghe perché in caduta, se capita, va a tenertela su. Comunque, ce ne sono tante anche di altre marche. Che le hanno fatte per la IMA, bellissime, ma io ho preso queste qua della Royal. Altre cose sono i paramani, io li ho cambiati, almeno per adesso, poi vediamo in periodo estivo se rimetto le originali, ottimi per proteggerci in caduta la flessione e tutto, anche per proteggerci le mani, flessione e freno. Mani. Ah sì, e anche la protezione pompa del freno che è dall'altra parte Freno. dietro. Ok, che è questa qui, scusate la poca luce, ma sono al di là della moto. Quindi dalla concessionaria direttamente potete già ordinare e avere quelli principali che servono per la protezione, per un utilizzo intelligente di questi accessori. Perché altre cose come il tappo dell'olio del freno, oppure il tappo dell'olio qui, anche con sopra il termometro, cioè sono del calore, sono tutte cose belle però non utili, cioè che vanno a dare quel tocco in più di, boh, fashion alla moto, ma sono botte da 50 e passa euro a pezzo. Presa la moto così, ho iniziato a ragionare sul fatto io la uso per e quando. Inizialmente volevo dividere il video in accessori da viaggio e accessori non da viaggio, però alla fine quasi tutti
gli accessori di tutte e due le strade vengono usate contemporaneamente. Quindi partiamo con la storia della mia moto per come la volevo usare io e gli accessori che sono venuti dopo. Allora, questa situazione qui era perfetta per dire: con queste borse qua ci metto le cose, vado a lavorare, vado a farmi i giretti e va bene così. Però facendo i giri in moto ho pensato: se mi fermo per far volare il drone, per avere l'attrezzatura, per fermarmi, per prendere le macchine fotografiche, è una noia molte volte fermarsi, mettere giù il cavalletto, scendere, aprire queste qua laterali, tirar fuori tutto. Se avessi tutto a portata di mano sarebbe perfetto. Quindi ho optato a prendermi una bella borsa da serbatoio che si fissa qua. Non ho scelto quelle né a calamita e né a quelle con gli agganci lunghi, ma quelle Givi che con un attacco sul tappo del serbatoio si incastrano e sono perfetti. Molti dicono, eccola qua. Questa è una borsa da 20 litri, ok, della Givi, che vi metto in descrizione sempre qual è il link. 20 litri qua ci sta il mondo, io ci metto drone, telecomando, macchina fotografica, magari anche delle barrette, quello che voglio, quello che ci sta e non si stacca, e sta qua. La borsa è qui, qua sotto noi abbiamo il gancio, lo vedete? Questo qua rosso lo si tira indietro e la moto e questa si sgancia. La possiamo mettere da parte e fare benzina. E questa è la flangia che si deve comprare in più, che va in base ovviamente alla moto che si ha. E potete mettere tutte le borse Givi adeguate per questa moto e questa attacco qua. E ricordatevi che per ogni moto la Givi ha il modello giusto delle flange. Ogni moto ha la sua flangia, quindi guardate nel sito della Givi perché c'è scritto tutto. Andando in giro, dove volete, se avete bisogno di un navigatore, io avevo l'attacco, no, del telefono SP Connect, ok, che è molto carino, vi metto in descrizione sempre il link, che attaccavo nella parte del manubrio dove c'è dove ci sono le chiavi, l'attaccavo qui, ok? Era perfetto perché il telefonino comunque lo utilizzavo e guardavo la strada, però avendolo sotto dovevi sempre abbassare lo sguardo. Quindi la cosa più intelligente che c'è da fare è trovare il porta telefonino da mettere qui, esattamente qui, perfetto, perché i tuoi occhi, la tua vista, guardando dritto, ok, per la strada, puoi abbassarli un pochino e guardare il navigatore che è qui. Con l'attacco poi SP Connect messo qui, io il telefonino tranquillamente lo prendo, lo metto qui, bello fisso, e sta lì, vedete? Molti chiedono, ma il telefonino non si rompe, il telefonino si stacca, il vetro si... Ragazzi, io questo l'ho usato fino adesso, si attacca e si gira, avete visto? L'ho usato nell'Alta Via del Sale, una botta di chilometri in super sterrato a divertirmi, e questo non è mai successo niente, non si è rotto, non si è staccato, perfetto. Ah sì, bisogna anche caricare il telefono, quindi link diretto su Amazon, 16, 15, 18 euro, abbiamo il caricabatterie per il telefono, che è un cavo che va direttamente alla batteria, ok, molto semplice da attaccare, che c'è più e meno, il filo lo facciamo scorrere sotto al serbatoio, molto semplice da montare anche quello, l'ho fatto anch'io, basta alzare un po' il serbatoio staccando due viti che ci sono qua sulla sella, poi lo facciamo passare da davanti qua su e lo attacchiamo dove si vuole. Io ho optato per attaccarlo qui vicino alla chiave, vedete, proprio qui, basta, è qui, così da qui c'è il tappo, togli il tappo e c'è il carica, vedete, USB. Da qui ci attacco il cavo che mi carica il telefono qui, sempre attaccato, perfetto. Non l'ho messo sotto chiave, ma l'ho messo direttamente alla batteria, perché se sono fermo e voglio dargli un colpo di carica o per qualsiasi cosa, funziona sempre. Poi, iniziando a fare i primi giretti, quindi ho notato che la sella originale dell'Himalayan, dopo 150-200 km iniziava a stancarci, perché si va a sfondare un pochino e diventa un po' scomoda, ok? Le chiappe lo sentono. Quindi sono i coprisella della Tucano Urbano, da Mona ho preso quello dietro, ma va bene lo stesso, che sono è una rete, ok? Grossa, gonfia, è a rete, che si mette sulla sella e niente, vi dà
intanto fa passare aria, quindi d'estate è un piacere, e in più ti ammortizza un pochino la seduta e ti dà quei 50-100 km un po' più in più di autonomia, molto piacevoli. Mi sono trovato sempre bene e li uso sempre, soprattutto per i grandi viaggi e i grandi giri. Interfono. Poi, andando in giro in Vespa per secoli con la mia compagna, non ci si sente mai un casino, soprattutto se la moto fa casino e c'è casino. L'interfono sono le cose migliori, sia ascoltarsi la musica che rispondere al telefono che a parlare con il passeggero, che è la cosa che ti salva soprattutto dalla noia quando fai cose lunghe, viaggi, poi lei si ascolta la musica, io mi faccio i cavoli miei, mi ascolto la musica anch'io, quando vogliamo stacchiamo la musica e ci parliamo. Sono fantastici, ce ne sono tanti di diversi prezzi e potenza e qualità. Io in descrizione vi metto quello che ho scelto io, molto minimali, che ci stiamo trovando bene. Ragazzi, è tanto lunga, quindi andiamo avanti, un'altra birretta e scusate, ma ci sono tanti gli accessori. Alla vostra che riuscite a stare qui con me ancora per un po'. Ok, poi un'altra cosa importante e utile è, signori e signori, l'estensione del cupolino. Questo prodotto qui, che ce ne sono di diverse marche, ok, e prezzo, è molto utile perché il nostro cupolino della Imma, sentivo che l'aria mi faceva arrivare proprio da qua in su, ok? Con questa aggiunta di cupolino cosa succede? Che l'aria è meravigliosa perché dal casco in su mi passa. Ovviamente spalle e braccia abbiamo l'aria, però questo aiuta a non avere l'aria proprio qui. Se sei in alto 1,72, se sei già 1,80, 1,90, secondo me l'aria vi arriva lo stesso. Se siete alti così e ce l'avete, scrivetemelo nei commenti, fatemi sapere come vi trovate. Secondo me l'aria la sentite. Poi, siamo arrivati alla situazione in cui io così posso partire. Ok, però cosa mi manca? Mi manca che il passeggero, voglio che stia più comodo possibile, e se io non voglio arrivare in un posto e dire mi porto in giro i caschi, quindi bauletto. E per magia, ok, qual è? Vi dico che il bauletto è un bauletto Givi, anche questo qui. È molto bello perché si attacca e si stacca velocemente, e ho scelto questo perché in descrizione il nome e il link, perché qui si riesce a mettere due caschi jet, e il motivo per cui poi sono andato a prendere quel casco Bell, che vi rimando nella parte sinistra, quindi penso qui al video in cui parlavo del casco che ho comprato, così con quei caschi che si possono smontare potevamo metterli qui. In più è perfetto per il passeggero perché ha un appoggio, oddio, non è utilizzato da divano, ok, però è più comodo avendo un qualcosa dietro che ti supporta, soprattutto quando si accelera, perché hai sempre la spinta indietro, no? Però è anche utile per abbocciarsi un pochino. Ricordatevi, ok, perché qualche mio iscritto l'ha comprato ma non riusciva ad attaccarlo con la piastra, che non bisogna solo comprare e il bauletto. Se andate nel sito di Givi e andate a selezionare la vostra moto, vi dà un elenco di cose adeguate e studiate per questa moto qui. Se si prende il bauletto, per montare questo bauletto abbiamo bisogno del, prima, il rinforzo porta baluetto, ok, che è un supporto in più che la Givi ha studiato, ok, per dare più forza. Eccolo qua, lo vedete? Questo è quello originale. Questo è un supporto in più che si monta qua sotto, che va ad allungare anche lo spazio per metterci il bauletto. Si toglie la piastra originale della nostra Imma e si mette una piastra che arriva insieme a questo supporto, che in descrizione vi metto il nome. Montato anche questo supporto qui, che ti dà più forza, ok, che ti dà più supporto, si va a scegliere poi la piastra, come questa qui, dove mettere il nostro bauletto. Poi attenzione, perché quando si va a scegliere la piastra, ok, Givi ti dà due tipi di piastre dove metterci sopra questo bauletto. Uno in nylon, mi sembra, in plastica, e uno in ferro. In ferro sono fighi, sono perfetti perché sono molto buoni per questa moto che è tutta in ferro battuto. Però quelli in ferro sopportano meno peso, mi sembra 7 kg. Mentre in quelle in plastica, chiamiamoli così, ok,
ne tengono 10 perché riescono a sopportare di più le vibrazioni e quindi molto meglio. Potete mettere nel bauletto qualcosa di più pesante. Ok, è molto importante questo, perché se prendete il bauletto senza supporto non riuscite a montarlo, insomma. Cheers. Con questo ci sono tutti degli accessori anche, no? Per fare mettere comoda la persona, a parte si comprano anche questi qua, lo schienalino da appiccicare qui il bauletto, dove la schiena può essere, cioè si appoggia qui ed si sta più comodi che ad appoggiarlo su questi pezzi di ferro che vengono fuori qua. In più anche c'è una retina interna, vediamo se riesco a farvela vedere al volo, una retina interna a questo... al bauletto, che serve come porta oggetti. Eccolo qua, è molto utile ragazzi, perché potete metterci qualcosa qua sempre fissa che sta lì, e poi tutte le cose, i caschi o cose qui. Ecco. Ok, un'altra cosa molto utile per andare in giro, se non è solo un viaggio ma anche quei giri domenicali, ok, c'è il controllo pneumatici. Ok, molto, questa è una cosa secondo me bellissima e importante, che in pratica che cosa sarebbero? Sarebbero da cambiare i tappini, vedete qua, i tappini della nostra camera d'aria, perché all'interno di questo e del quello posteriore, vediamo se si vede, eccolo qua, dentro c'è un sensore che con il Bluetooth va a darci le nostre informazioni su uno schermo che sempre quando lo accendete ovviamente ci dà la pressione, vedete davanti 1,9, dietro è 2,4, e la temperatura della nostra gomma. Questo è molto utile perché mentre andate in giro potete controllare come stanno le gomme, sì, soprattutto, oppure sì, la tieni ferma per un bel po', la prendi in mano, vedi che è sgonfia e dici ah ok, lo vado a gonfiare. Una cosa figa è attaccarlo qui dove vi sto facendo vedere io, sotto a questa parte qui che è il navigatore della nostra Himalaya. E lo si attacca qui, io l'ho attaccato un ferro, ok, che poi l'ho piegato, attaccato a questo nel suo buco con una vite, e poi l'ho portato su e l'ho attaccato dietro, ok, al nostro navigatore, svitandoci una vite semplice. Bene, queste qua sono fondamentali per i giri delle domeniche e anche i viaggetti, okay. No? Poi, non so, allora, tiriamo fuori i nostri attrezzi pneumatici, perché se vedete a un certo punto che le gomme sono sgonfie, oppure le volete sgonfiare perché volete un off e poi le volete rigonfiare, e invece di andare dal distributore e tutto, cioè si può comprare questo bellissimo accessorio che non è altro che un telefono, che è un compressore elettrico digitale. Vi fa vedere, appena inserite nella gomma, vi fa vedere quanti bar è le nostre gomme, e potete regolarla a quanto volete e ve le gonfia, perfetto, ed è piccolo, lo si porta in giro, se è scarico poi si mette a caricare come un telefono. E ci siete ancora? Siete stufi? Io sì, ma andiamo avanti, ce ne sono altri, poi parlerò anche di questi qua e li porto dietro. Cheers. E grazie che siete sempre qui ad ascoltare questo episodio. Perfetto, allora questo set, ok, è ideale per viversi la propria moto, anche per giretti e girettini. A questo punto abbiamo deciso di boom, andiamo in Austria. Quindi, optando ai futuri viaggi, dopo il primo, abbiamo detto bene, allora devo organizzarmi meglio la moto, perché dobbiamo portarci robe per noi, per il viaggio e anche poi per la vacanza. Il segreto è sempre quello di portare il meno possibile, però almeno l'essenziale. Ho preso queste valigie, come vedete qua, laterali, che si agganciano nel paraserbatoio in ferro che c'è montato già qua sulla nostra IMA. Questi sono impermeabili, ce ne sono di diverse marche, di diverso tipo. Io ho scelto queste qua, che vi metto in descrizione come quali sono. Perché? Perché uno tengono 10 litri, mi sembra, ognuno, perché ce n'è uno di qua e uno di qua. Sono impermeabili, ok? E dentro, per il viaggio, cosa ho fatto? Ho messo K-Way di Elena a sinistra, K-Way miei a destra. Quindi se qua lei aveva i K-Way, qua dentro ci metteva tutti i suoi vestiti. Come me, io a destra qua davanti avevo tutti i miei K-Way, nella parte invece destra qua avevo tutti i miei vestiti. Però siccome queste valigie qua sono fisse e non si possono smontare e portare in hotel,
soprattutto. Cosa ho pensato? Ho pensato a trovare, cercare delle borse da valigia impermeabili che all'interno vengono messi tutti i nostri vestiti, ok? E poi richiuso, impermeabile, ve l'ho già detto, richiuso, si andava a mettere qua dentro. Quindi arrivati in hotel, cosa facevamo? Aprivamo la nostra valigia, tiravamo fuori quella borsa lì e come una borsa normale si andava in hotel. Dentro è una borsa, la riempi di vestiti o con l'organizzatore di vestiti, che sono tanti sacchetti, in descrizione vi metto il link, dove tipo in un sacchetto ci sta l'intimo, in uno le magliette, in uno i pantaloni, quindi belli ordinati, messi qua dentro, si arrotola, si chiude e si mette all'interno. E quindi ho pensato, forse non ci basta, perché se qua il capaway, qua ho i vestiti, qua i miei, qua lo teniamo mezzo libero per metterci i caschi, oppure, cioè se andiamo in giro e abbiamo bisogno di altre cose al volo, tipo fa freddo, vuoi metterti la giacchetta sotto, ho optato per delle borse da mettere anche qua sopra. Infatti eccole qua, una a sinistra, una a destra, che poi vengono fissati con dei nastri, come questi qua, ok, fatti in questo modo, molto semplice. Si aggancia la borsa, ok, si tira giù, si va a mettere, si va a fissare sulla nostra, eccolo qua, si aggancia così sia nella parte sinistra che nella parte destra, ma anche dietro, quindi ce ne sono quattro per ogni gancio, e questi stanno belli fissi. Li mettiamo qua così, tiriamo e voilà. Ora l'ho tirato troppo, aspetta che lo metto dritto, ok. E questo sta qua, perfetto, uno di qua, uno di là. La cosa bella di questi cos'è? Che sono anche questi ovviamente impermeabili. All'interno mi sembra che ci stanno anche qua 18-20 litri, che è meraviglioso lo spazio. Anche qua. Poi anche di questi ce ne sono di diversi tipi, di diversa marca. Io ho optato per questi perché la cosa principale è cercarli impermeabili. Perché sono comodi questi per il viaggio? Sia perché ci puoi mettere qualcosa in più utile durante il viaggio se ti fermi un attimo senza smontare tutto, ce l'hai a portata di mano, e anche perché il passeggero è in poltrona dopo, perché sedendosi qua, appoggiandosi qui ha la poltrona, e quindi la Elena in viaggio stava sempre comoda perché era protetta da questa situazione qua, con i gomiti appoggiati stava là così. Voi direte, ma ce la fa? Ragazzi, ce l'ha fatta. Noi eravamo in due, carichi così, su nel Grossglockner a 2500 metri da Padova, Austria, girata l'Austria, cioè ce la facciamo. La contessa ce la fa, piano piano, con calma, chi la conosce sa, ma è dappertutto, anche messo così qua. E poi i lucchettini sono ottimi per chiudere, per fissare in pratica le cerniere e tenerle chiuse di queste borse qua. Perché quando si va in giro, magari scendi per andare a mangiare, la borsa non ce l'hai lontana, ce l'hai vicino, e però non ti vai a smontare tutto. Quindi ci metti un lucchettino di sicurezza e magari stai sempre là a controllare. Un'altra cosa che ho voluto prendere, appunto perché abbiamo detto adesso prendiamo e viaggiamo, è il lucchetto per la moto, ovviamente. Un lucchetto disco con allarme. Eccolo qua, in descrizione ve lo metto. È un lucchetto da disco normale, quelli che si inserisce nel disco e con la chiave poi si chiude, con questo laccio arancione, questa corda in plastica arancione che serve per ricordarcelo, ok, che c'è, ma in più ha un sensore di movimento, cioè nel senso che se lo mettete su e la moto si muove o lo muovete questo un attimo, questo inizia a suonare, ma inizia a suonare abbastanza forte. Ora. Ragazzi, cavolo, forse ci siamo. Il problema è che dopo col tempo ho aggiunto altre cose. E se volete fare dei bei giri in moto con viaggi fuori dall'Italia, vi consiglio di guardare il sito dell'ACI, perché il sito dell'ACI ti dà ogni nazione europea e anche non di legge cosa bisogna avere e le regole della strada, diciamo, in macchina e in moto. E le cose principali andando in giro in moto sono portarsi almeno sempre una lampadina di ricambio, ok? Per il faro. Io ho preso una nuova LED, costava un po', però è bella, che ha una luce più forte e bianca. Una candela in più non fa mai male averle, portarsene indietro nei viaggi. Poi, sapendo che molte IMA, soprattutto le precedenti alla mia, hanno avuto problemi di accensione o di altri problemi che andavano a risolversi con i relè, io, appena preso la moto, ho comprato subito un pacchetto di tre relè
pronti qua per ogni caso, si trovano sotto la sella. Me li porto via, non si sa mai, li tengo sempre. Fascette utilissime, utilissime, perché qualsiasi cosa potrebbe succedere che non va bene alla moto, dove l'ho messa la GoPro, qui, voi potete le fascette sistemarvi, come ve lo metto qua, ok, come è successo in Austria. E io le fascette le uso qui, non so se anche la vostra IMA ha le calze qua che vanno su e giù, sono riuscito a tenerle ferme mettendo delle fascette qua. In Austria, come chi ha visto il nostro video, mi sono sbregato un dito per andare a tagliare poi una fascetta, solo perché sono ebete io. Infatti con le fascette sembra meglio avere anche un super coltellone multiuso con cacciavite, apribottiglia, cioè quelli pratici. Vi metto uno interessante che ho anch'io in descrizione sotto col link. Uso una bombola schiuma per le forature. Molte volte nei miei video che ho fatto in off, ok, mi hanno chiesto molte volte, ma se fuori... ragazzi, io mi affido al Signore. Cioè, se succede, succede, non posso farci niente. Se succede, ho questa bomboletta schiuma che spero potrà funzionare per fare quei pochi chilometri, magari per entrare in strada, uscire dall'off, e mi affido all'assistenza Royal, che quando la compri dovremo avere 3 anni di soccorso stradale in tutta Europa, speriamo. In caso, con l'assicurazione o l'ACI ci si può risolvere questa cosa, così se si buca e succede qualcosa basta chiamare. Ovviamente il kit di pronto soccorso, che è di legge, ok? E io l'ho preso per andare in Austria perché è di legge, però alla fine l'abbiamo usata perché, spaccandomi il dito qua, aprendomelo, per fortuna ce l'avevamo, così Elena aveva garze, fazzoletti umidi per disinfettare, forbice e per sistemarmi il dito. Mamma mia, che ricordi, che ricordi. Poi, una cosa utile secondo me è avere anche il kit della pulizia della catena, che vi metto sempre in descrizione, per ingrassarla e pulirla. Sono 2 spray, ok? Uno serve per magari sgrassarla e poi andarla a pulire con una specie di spazzolino, anche lo spazzolino va benissimo, e un'altra sempre serve per grassarla. Estensione cavalletto, attenzione, molto utile, è una cavolata ma è utile anche questa, vedete? Allora, molte volte capita che vi fermate in un posto dove c'è ghiaia, c'è terra e non c'è un suolo rigido, duro, dove il nostro cavalletto potrebbe sfondare la terra e scivolare e andare giù, sabbia, non lo so. Questo qua ci permette di avere un appoggio più largo. Ne ho comprato anche le luci anteriori in più, che sono strautili. Il problema mio qual è? Che avendo messo queste borse qua, io non so più dove metterle, perché volevo proprio metterle qui. Non mi piace metterle qui, quindi ce le ho ferme qua in garage. Un giorno ci penserò bene e gli dirò al meccanico di mettermele. Come avete visto in un altro mio video che vi metto qua, nuovi accessori e piccolo unboxing del Black Friday ultimo, ho preso questi paramani qua. Non piacciono a tanti, va bene, sono gusti ragazzi, sono gusti, va benissimo, ognuno si gestisce la propria moto per lo stile che vuole dare al suo modo di andare in giro in moto. Io ho preferito mettere questi in inverno perché, li vedete, sono enormi, mi coprono moltissimo dal freddo, soprattutto dall'aria che ci arriva e anche dalla pioggia, perché qua il freddo, l'aria non mi arriva diretto, perché quelli originali qua sono molto, sono aperti. Questi qua invece mi coprono proprio bene. Mi sto trovando molto bene e in caso sono 2 viti, perché basta svitare questa vita qua, lo togli, metti quello originale oppure togli tutto. Vediamo se in estate, se voglio andare a fare in altri giri, magari in off, mi trovo male con questi e voglio mettere gli altri. In 2 secondi si smontano e si mettono gli altri. Infatti non li ho venduti, non li voglio vendere. Insieme a queste paramani ho preso anche le leve della frizione e del freno più corte. Sono molto carine, sono molto belle, sono piccoline. Anche qua è tutto nero, non si riesce a vedere, ma nel video che vi ho... che ho fatto, che vi ho detto prima, ve lo metto ancora qua, dell'unboxing e dei piccoli accessori, si vedono. Queste qua sono anche regolabili, ok? Ok, poi un gadget fantastico, soprattutto adesso per l'inverno, sono una delle ultime cose che ho preso, queste qua ragazzi.
Queste qua sono le manopole riscaldate, sinistra e destra, e funzionano veramente bene. Io ho optato queste, che vi metto in descrizione il link, perché per accenderle e regolarlo è molto minimale. Eccolo qua, lo vedete? Meno e più. Andando in giro, appena sentite che è fresco, alzate questa leva e potete regolare quanto caldo voler sentire e se tenerla accesa o spenta. Ultima cosa che nel video del mio giro nella strada della Forra ho fatto vedere è questa, finalmente, la sella, che era secolo che volevo prendere, la sella Comfort di marca Royal, sia anteriore e adesso anche posteriore. E ringrazio il mio contatto, penso anche su YouTube, mi segue anche qua, comunque su Instagram, Antonio Politi, grazie, che li vendeva perché non ha più la nostra IMA, e mi ha detto che se ne avevo bisogno me la mandava. Quella anteriore l'ho presa dal mio concessionario, quella posteriore invece l'ho presa da poco da lui. Elena deve ancora provarla, ma io vi posso dire che questa sella qua ha la stessa linea di quella originale, che io mi trovo molto bene perché ti va a prendere tutte le chiappe, ti copre bene, ma è più dura e ti dà tanti bei chilometri in più di sopportazione del viaggio. Cioè, con questa senza il tucano sopra, quel video nella strada della Forra da Padova, quel giorno ho fatto 450 km. Ero solo stanco di star seduto, ma non avevo il culo sfondato come nella sella originale. Ultima cosa che ho comprato e che ho montato, che ho fatto il video, ve lo metto sempre qui, di non uscire in moto in inverno, è il kit per l'abbigliamento riscaldato. Ragazzi, è fenomenale. Allora, è un semplice cavo, ok, che va alla batteria e poi lo portate dove volete. Io l'ho fatto uscire qua sotto al serbatoio. Quando c'è veramente freddo oppure sentite bisogno di avere un po' di calore, anche se avete attrezzatura professionale che non vi fa entrare freddo, però c'è sempre l'effetto freezer, no? Che se state 3-4 ore al freddo comunque iniziate a sentire freddo. Con questo qua Vi attaccate il cavo a delle giacche idonee per questo cavo e parte il riscaldamento dentro di voi, anche bello forte. Amici del tubo, Ari ciao. Io pensavo di metterci di più, non so ancora il video quanto è venuto fuori. Però penso di aver detto tutto. Gli accessori principali in verità sono questi. Per farmi i miei viaggetti c'è la catena da tirare, ora che la noto la faccio tirare al prossimo tagliando. Okay. Ecco, no, non dico che sono i migliori, non dico che si deve viaggiare così, vi sto solo dicendo i miei sono questi, visto che molti me lo chiedevano, li ho portati finalmente nel canale. Se vi fa piacere, trovate in descrizione il link diretto per ognuno di questi. Se volete chiedermi qualcosa, scrivete in descrizione. E niente, e ci vediamo al prossimo video. Cheers!